Ogni settimana, eccoci ancora una volta. L'avvocato risponde quindi dal punto di vista legale, noi tratteremo alcuni argomenti che proveremo a fare vostri, perché sapere è potere. Insomma, lo diciamo ogni volta in questo appuntamento di status: che come sapete adesso anche con una bella app, scaricate l'app CTS Play perché avrete la possibilità di vedere. Questa trasmissione, tutte le trasmissioni, i telegiornali, l'informazione, l'intrattenimento, tutto grazie alla nostra app CTS Play. scaricata con Play Store e sarà disponibile sui vostri telefonini, sui tablet, insomma, dappertutto. Insomma, la nostra è una eh, emittente televisiva multimediale e interattiva. Perché, se avete voglia, naturalmente. Uh, di sentir parlare di questo di quell'argomento segnalate i vostri fatti naturalmente anche tramite uh, internet insomma come volete, abbiamo le email, abbiamo un po' tutto vi daremo queste informazioni nel corso di questo appuntamento allora, ben trovato l'avvocato Ferdinando Gattuccio <ride> è ormai un personaggio tutti cominciano a dire: Ma lo studio quando lo fa? Sempre... Ma è una volta alla settimana, è una volta alla settimana, insomma, settimana, non si può lì. fare, poi è un piacere. Sempre alla fine è, 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 sempre servizio, diritto. Pubblico. è servizio pubblico. Esatto, ecco. sì, sì. Allora, oggi abbiamo una serie di argomenti che volevo presentarvi, che l'avvocato ci ha portato: che sono che parleremo di separazione, ancora una volta, perché questi ormai i dati sono talmente alti, tutti ci separiamo, chi, chi più, chi meno. Insomma, ci separiamo a debito per dipendenza da sostanza. Quindi da alcol, da droghe eccetera eccetera c'è un addebito adesso l'avvocato ci spiegherà che vuol dire poi parleremo uh, di detenzione di armi ancora una volta ritorniamo su questo argomento perché come avrete sentito a Capodanno a Palermo c'è stato questo fatto eclatante no? di un tizio che con una pistola nelle mani ha sparato dei colpi stando dentro a una zona particolarmente controllata perché c'era un allarme naturalmente purtroppo in relazione anche ai fatti di terrorismo che vengono ormai da tutte le parti in Europa, allora c'era questo controllo, però questo tizio è andato in giro sparando dei colpi, adesso ne parleremo. Parleremo anche di diffamazione aggravata eh? e soprattutto puntando ancora sui social, perché è lì che naturalmente ci sono delle ultime che l'avvocato ci darà in relazione a questo argomento e poi... Faremo una puntata anche sulla garanzia di acquisti, cioè se avete acquistato un prodotto, avete smarrito il vostro scontrino. Eh, sappiate che sono, insomma, si, si, si può sostituire anche senza lo scontrino. Questa è una cosa importante, però adesso. Parliamo con la allora, allora, Avvocato Gattuccio, sì. andiamo subito alla separazione che vuol dire a debito per dipendenza da sostanze. Sì, perché eh, vorrei appunto commentare una sentenza molto recente che ha confermato, una sentenza della Cassazione, che si può dare l'addebito, quindi la responsabilità della fine di questo, del rapporto, anche alla persona che abusa di sostanze stupefacenti o in quel caso di alcolici, mm -hmm. quando soprattutto la persona non ha accettato di sottoporsi a cure. Qui era accaduto questo esattamente tra l'altro una vicenda molto travagliata tra primo grado, appello Cassazione, insomma alla fine è stato confermato che anche quello che può essere un, un problema della persona da trattare con rispetto, però se non c'è lo sforzo e se quella cosa è causa della rottura del rapporto, perché è importante questo nell'addebito, che la ragione di addebito sia la causa della rottura del rapporto, in quel caso è stato riconosciuto l'addebito, cioè la responsabilità della fine del rapporto, a questa persona che faceva abuso di alcolici. C'è anche un'altra sentenza interessante sullo Shopping compulsivo, che è pure una forma Lo di shopping dipendenza compulsivo. Sì, sì, cosa che questo? è una cosa che può distruggere una famiglia, ad di solito colpisce le donne. Ecco. E, e sappiamo di che si tratta, non è quello che scherzosamente sotto Natale noi contestiamo alle nostre fidanzate, ma è quando è una vera forma di dipendenza per cui c'è questa coazione ad acquistare. E, insomma, in quel caso può diventare un serio problema, una vera dipendenza. Tant'è che a certe volte ci sono, proprio si ricorre all'inabilitazione della persona. Farei insomma, Parallelo con la, la sedentarietà, no? Sembra una okay. eh, perché la sedentarietà è diventata una patologia. Ah, anche quella, è eh, lo shopping compulsivo nella... è esatto. anche una patologia. Insomma. Che è una patologia perché è una cosa che è alla quale la persona non riesce a opporsi con la sua volontà. Mm -hmm. Quindi, se diventa più forte Quindi della persona, è una dipendenza, come la ludopatia, che purtroppo è cioè, un fenomeno attuale. Ecco, della ludopatia ne dovremmo parlare anche, anche per bella. dare dei consigli ai nostri. Amici a casa che magari poi si certo. ritrovano per un motivo o per un altro a giocare. E poi, è l'argomento a... che meriterebbe davvero. Eh, facciamo un approfondimento. Sì, io sì. volevo anche specificare che il nostro avvocato Gattuccio ci porta delle, ehm, dei risultati di sentenze, cioè non è che noi discutiamo delle cose ipotetiche, ma lui. Fa questo di bello, cioè che ci sì, porta sì, sì, praticamente... prendo spunto di solito da, da cose molto recenti o cose che interessano tutti, o fatti di cronaca come nel caso di, di chi ha sparato in aria lì per festeggiare, insomma, senza potersi stigmatizzare. Allora, sempre sono... per chiudere l'argomento la, sì. della separazione, che vuol dire addebito? Cioè, nel caso in cui si sta dibattendo di una separazione di, esatto. di, di chi ha la responsabilità di la questa responsabilità. separazione, hai detto bene: si tratta, ecco, non sempre viene attribuita la responsabilità a qualcuno, anzi in quelle congiunte naturalmente non c'è ma quando diventa una vera e propria causa l'abbiamo esaminato anche in puntate passate un po' il meccanismo e allora uno dei due potrebbe ottenere che la separazione venga addebitata all'altro il che significa in termini economici un grosso vantaggio uno diciamo che ha vinto la causa sotto certo. i vari profili certo. che abbiamo spiegato nel tempo quindi, quindi poi è... bisogna pagare certo. insomma chi viene condannato è. Certo. quindi se c'è qualcuno insomma che sta vivendo una separazione e il coniuge eh, diciamo che ha questa dipendenza da sostanze può essere l'alcol quello più facile ma potrebbero anche essere delle sostanze stupefacenti eccetera eccetera sappiate insomma che la legge è dalla vostra parte sì. per Farvi vincere la causa. È importante precisare che non è il fatto in sé del consumo di sostanze, ma è quando questo consumo influisce sul menage familiare e quando la parte non fa nessuno sforzo per venirne fuori. Eh, in quel caso. è provato lei. che non si cura o non vuole esatto, uscire, perché? magari poi diventa violento, ecco le violenze determinate dalla sua fazione da alcol, purtroppo porta alle violenze che poi sulle donne. È la è la prima causa della violenza sulle donne. Allora, capodanno con pistola, capodanno con pistola, io <ride> pistola ha due significati. E io uno lo addebito sicuramente a quello che è andato in giro <ride> è bellina questa è, qui, bellina, eh? Il è carino, con pistola è, è bellina <ride> mi piace cose, chiedo perdono insomma cioè non volevo è una naturalmente però è una battuta però dico eh poi sì. è stato accertato probabilmente che è un, sì era una scacciacani sono eh, delle quindi, aga, no, no. pistole a salve calibrotto, che non sono idonee a fare del male a nessuno ma appunto mi interessa parlarne perché le persone potrebbero chiedersi come mai con una pistola finta si può essere incriminati perché si spara in aria festeggiando a Capodanno ci sono paesi in cui si festeggia sparando in aria con i kalashnikov veri sì, però li vero, consideriamo vero, paesi meno vero. civili del nostro da noi è una cosa invece colpita dall'ordinamento perché c'è un reato proprio di spari in luogo pubblico è mm. proibito comunque, ah, c'è un reato, proprio proprio un reato questo, specifico eh? mm. a parte il fatto che si potrebbe generare una, un allarme, c'è un procurato allarme, il panico, Insomma, tanti altri fenomeni anche in via amministrativa, eccetera, ma quel reato che è stato contestato spari in luogo pubblico. Le persone presenti anche non possono sapere se si tratta di un'arma vera o assalto. Un certo. esperto nota, magari, che la fa. Abbiamo visto dei, dalla dei, parte dei, dei video che sono stati sì. poi diramati sì, da sì, tutti sì, i sì. telegiornali, cose, che, che quelli che stavano accanto a lui erano tranquilli, passeggiavano. Si, sì, non... amici suoi, non, non è stata percepita la gravità della eh, cosa. Questo è, è vero anche perché, no, ma la cosa terribile non si capisce come che eh, eh, si, quello... si sia potuta introdurre questa pistola che ha le, 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 credo sì. la configurazione di una pistola normale ma solo sono delle repliche perfette ma io lì posso capire che nella massa le forze dell'ordine non mettendo i portali col metal detector fanno, non si accorgono di questo ma che poi non venga fermato e che poi una volta che ha sparato possa allontanarsi francamente lascia molto perplesso certo. cioè, abbiamo avuto molta fortuna con, con certo. i terroristi perché davvero certo, perché se avessero è... pensato ecco, adesso che lo sanno i terroristi eh, eh, purtroppo cosa, no. uno deve pensare In Inquietante, è, inquietante, è, inquietante. è inquietante allora, eh, questa, questa, quello che stava dicendo lei, nella sì. specifico. quindi, se uno va in giro con una scacciacani e spara, cosa succede? E può incorrere nel reato di spari in luogo pubblico, anche se la pistola è finta. Tra l'altro, sotto il profilo amministrativo erano vietati i botti quest'anno, ecco. quindi c'è anche questo aspetto. È stata violata anche questa, ma mm. quello non è penale. Qui il penale c'è perché c'è ah, il penale? Sì, sì, questo è penale. Eh, il spari il luogo pubblico quindi se qualcuno denuncia insomma come è accaduto le autorità lo hanno denunciato lui a piede libero però perché eh. evidentemente non è un il reato è bagatellare, in Italia abbiamo una legislazione molto severa, altrove sarebbe stato considerato in tanti stati, e negli Stati Uniti cioè per festeggiare sparano con i fucili veri, carichi, sì. eh, in tanti paesi sparano davvero col kalashnikov ai matrimoni cioè, ci sono tanti credo ripresi. in Brasile con... un sacco di morti sì, ci sì, sono ma anche in Asia minore, dovunque sono tanti, tanti incidenti dovuti al fatto che le persone hanno un rapporto con le armi molto più apparente eh, sì. Erroneamente eh, svolto ed è pericoloso. Molto perché, meno sì. allora. Un altro degli argomenti che sicuramente interessa a tutti quelli che ci stanno seguendo è quando uno viene diffamato, diffamazione aggravata. Ci ha detto l'avvocato Ferdinando Cattuccio a proposito. Uh, quale esempio abbiamo da, da fare? Ecco, perché appunto non ripeteremo mai abbastanza che quello che viene scritto su un social network ha degli effetti reali e non virtuali. Qui cos'è accaduto? La Cassazione se ne è occupata per stabilire di chi fosse la competenza, se del giudice di pace penale o del tribunale penale. E ha stabilito che se ne occupa il tribunale perché la diffamazione sulla bacheca Facebook o comunque del social network è aggravata, perché non è possibile determinare esattamente il numero di persone a cui è di fuori c'è un potenziale diffusivo enorme certo. e quindi in questo caso è aggravata proprio da questo perché ecco spieghiamolo allora quando uh, noi pubblichiamo sul nostro profilo e in automatico facebook pubblica sulla bacheca il totale uh, delle visualizzazioni è composto dal Totale di tutti coloro che sono presenti in quel momento sulla bacheca che va naturalmente eh, sommato: quindi 5.000 di un profilo più 5.000 di un altro, più 5.000 di un altro, più 5.000 di un altro, fa 20.000. Faccio un esempio tanto per dire: sì. insomma, questo vuol dire che è poi è incontrollabile. Perché sulla bacheca non è che ci vanno soltanto i miei amici, ma ci vanno. Tutti quelli che sono amici degli amici. Esatto, senza giusto? contare quelli che mostrano la schermata, ha un potenziale diffusivo enorme. E c'è un altro aspetto molto insidioso: perché molti diffamatori pensano di salvarsi non nominando l'interessato, dice tanto io non l'ho nominato. Non funziona così, perché la giurisprudenza dice che se è individuabile, se comunque dal contesto o per le persone della cerchia che sanno come sono andati i fatti, quella persona è individuabile, il diffamato, scatta ugualmente la diffamazione. Non ci si salva per il fatto di non averlo nominato espressamente. Quindi ecco. attenzione perché questo è molto interessante. Fate attenzione a quello che si scrive su Facebook, perché oggi Facebook veramente potrebbe crearvi un bel danno, diciamolo sì, sì, pure. Insomma. Sì, in generale vengono. c'è una casistica molto ampia di reati commessi. Appunto. È quantificabile una diffamazione aggravata? Ma no, perché dipende, dipende sempre colpito. No? Sì, 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 sì è chiaro. Cioè, dipende. se io sono un personaggio pubblico, costo di più al diffamatore. Che... Però lì è più difficile che si venga condannati perché spesso c'è il diritto di critica che prevale, o magari mm. è un giornalista che se ne è occupato, nel qual caso è una tutela molto forte. E poi il personaggio pubblico, per sua eh, natura, è più soggetto alle critiche, deve accettare un tasso di attacco maggiore, non, non naturalmente quando c'è la distruzione della persona. Persona, la, cosa, certo. la critica violenta, immotivata, eccetera, la semplice contumelia quello vale per tutti per carità, o si attribuiscono fatti non veri, ma c'è la diffamazione anche quando si attribuiscono fatti veri ma che sono infamanti per la persona. Questo è un altro aspetto ecco. interessante e molto insidioso. Molti credono che dicendo qualcosa di spiacevole su qualcun altro ma che è fondamentalmente vero sono al riparo dalla responsabilità. Non è così, perché attenzione, il problema è che il contenuto, se il contenuto è diffamatorio, e dobbiamo tenercelo per noi. Ecco allora, non pubblicate tutto quello che vi viene in Pensateci. testa oppure, per esempio, non reagite anche con uh, per, 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 per un discorso avuto con qualcuno, per odio, per... Non pubblicate perché, sennò passate qua? Insomma, questo? Sì, uno essere. se ne pente alla fine, sempre eh? non è il caso. È meglio tenere meglio evitare, ignorare quando no. si può. va bene. Allora, diffamazione aggravata, ne abbiamo parlato. Adesso garanzia degli acquisti. Quanti di voi sicuramente almeno una volta avranno fatto un acquisto: che ne so, di un frullatore. Mi per... faccio... <ride> è venuto il frullatore. Sì. Eh, un frullatore e poi arrivati a casa non funziona. Allora, vi siete accorti che non funziona la cosa? Ritornate lì, porca miseria, ho perso Scontrino, allora dice, non posso fare più niente perché ho perso lo scontrino, non me lo cambieranno mai e invece? e invece non è così perché la giurisprudenza dice che la prova dell'acquisto in quell'esercizio può essere data in qualunque modo, naturalmente lo scontrino agevola questa prova il punto è che noi abbiamo sui nostri acquisti una garanzia di due anni, non tutti lo sanno certe volte viene presentata come un fatto eccezionale, eh, la garanzia di estesa, non è estesa al consumatore è tocca una garanzia la per cinque anni, per 5 ehm. anni quella è convenzionale ulteriore, va quindi noi minimo ci Due anni di due anni, Tranne che non siamo professionisti, questo vale per il consumatore. Il professionista ha una garanzia di un anno. Se io compro per il mio studio una stampante, ho la ah. garanzia di un anno. Ah. Ma il consumatore che a Natale fa i regalini, sulle cose che compra nei locali commerciali, ha una garanzia di due anni. In due anni è possibile perdere lo scontrino, anche perché, per esempio, nei primi sei mesi si presume addirittura l'accertamento fatto sul, poi sul Sì, benefit. ma non c'è un, un tempo perché a me vengono poi le cose da, da consumatore. Sì. Non, non c'è un tempo che dice: Vabbè, l'ho comprata a dicembre. Devo riportarlo indietro se è difettoso entro un termine. Non? Allora, il, il, ci sono, eh, dobbiamo distinguere vari casi. In realtà la garanzia copre due anni, quindi se il difetto è legato a un vizio di costruzione io potrei scoprirlo anche un anno e otto mesi, perché quella funzione dello stereo non l'ho mai usata e scopro dopo 18 ah, mesi che non funziona. Chiaramente, trascorso del tempo, sarà meno agevole sostenere questa tesi. È chiaro che, che viene fatto un accertamento sul bene difettoso ed è a scelta del consumatore la sostituzione o la riparazione, quindi non è che ce la possono imporre, tranne che non sia troppo gravosa. Allora in quel caso possono eh, chiederci possiamo avere una riduzione del prezzo, se quella funzione può essere isolata e il resto funziona e non c'è alternativa perché era un bene unico, non più prodotto, non più riparabile, per dire abbiamo diritto ad avere indietro parte dei soldi o addirittura l'intera somma se quel bene non è riparabile e non è sostituibile chiaramente trascorso del tempo sarà più difficile sostenere che ci si è accorti eh, in, soltanto in quel momento che quel difetto non l'abbiamo causato noi ma ci sono difetti di fabbrica senta, questo vale smalitarmi. anche per le macchine? sì sì sì, vale per, per eh, tutti i beni perché lì sì. il bene diciamo è eh sì, è più complesso è costoso eccetera eh, cioè, eccetera quindi spesso senta infatti, ma il difetto è comprovato se, mm, mi viene difficile pensare che il, chi mi ha venduto la cosa dice sì il difetto c'è eh, oppure quello mi dice io, io non ne capisco niente tecnicamente quello mi dice no guardi il difetto No, si è scassato, che vuole. Allora il, faccio? il venditore intelligente non ha interesse a non prendere carico, perché il problema alla fine è del produttore. Mm. Però noi dobbiamo rivolgerci a chi ce l'ha venduto. Quella è la nostra interfaccia. Noi andiamo da chi ci ha venduto e bene. Eh. Rappresentiamo che non funziona, si fa una verifica effettivamente, noi possiamo chi la fa la loro? verifica? La fanno loro, la fanno mm. loro E tra l'altro abbiamo spese loro nei primi sei aspese mesi a spese loro. Ah, okay. Possono poi chiedere un rimborso se scoprono che c'è una manomissione e che in realtà la cosa è stata in malafede causata dal consumatore, mm -hmm. ma è agevole vedere se c'è un. Di Poi di solito questi difetti di fabbrica colpiscono tutta, eh, tutta una parte della produzione in blocco, eccetera, certo. loro sono al corrente. Di solito non ci sono problemi di questo tipo, perché loro devono limitarsi o a riparare o a rimandare al produttore e sostituire. E ne va anche dell'immagine del venditore che non ci perde nulla. Cioè, Quindi per, non perde il, per fare anche resistenza o dire vada direttamente al produttore, una caduta di stile che non fa perdere un cliente. Basta, perché poi in giudizio si perde se uno non accetta la cosa. Il problema dello scontrino è interessante perché ci spesso marciano su questa convinzione diffusa che è perduto lo scontrino non c'è allora, modo di facciamo provare. Una cosa, sì. Facciamo un esempio, avvocato: sì, eh, sì. che cosa deve dire eh, un tizio? Che, eh, noi siamo fondamentalmente io insieme ai miei colleghi telespettatori siamo degli ignoranti quindi no, se il, il rivenditore mi dice no guardi lei non ha lo scontrino io non posso uh, aiutarla che devo rispondere risponderò guardi io ho pagato con banco in data X oppure ho pagato con assegno X oppure ero con mio cognato che si chiama Tal dei Tali e può testimoniare che l'ho acquistato qui in data come regalo di Natale cioè, controlli col codice a barre se vuole verifichi ma io ho la prova, la prova perché il codice è... a barre è un una registrazione no, di loro, quel momento sì. di quella vendita? Di... Sì, loro avranno sicuramente anche le uscite e entrate dal magazzino. Se ho pagato in contanti ma quello annuale. è un problema interno loro. Se ho pagato in contanti è più difficile, naturalmente. Allora dovrò ricorrere alla prova per testi, ma possiamo immaginare qualunque cosa, persino la registrazione delle loro telecamere. Ma sto facendo così la Ma qualunque prova è ammessa. Lo scontrino, che è una prova fiscale, agevola questa prova, ma non è indispensabile per aver cambiato il bene perché spesso ci si ferma davanti a questo ostacolo, non ho più lo scontrino che tra l'altro è spesso soggetto a cancellazione naturale perché mi viene da dire carta... a questo punto Avvocato il consiglio principale non pagate in contanti, così no, sì, togliete il già il problema insomma pagate con una quello... carta di queste ricaricabili come capita, insomma, fate una bella carta di ricaricabili, un bene di un certo valore naturalmente se supera certa cifra sappiamo che è obbligatorio farlo ma anche il bene da 300 euro meglio pagarlo con la carta per conservare una prova in più di questo acquisto, perché non si sa mai. Sì, sì, si, si può provare eh, con Giancarlo, quanto c'ho ancora di minuti? Perché un altro argomento mi piace Ah, bellissimo, abbiamo ancora un po' di tempo. Sì. Allora, lei ha detto una parolina magica. Adesso quando io sento questa parolina magica, registrazioni da telecamera. Sì. Mm? per esempio uh, se io vengo uh, intanto quant'è c'è la legge che dice tu devi registrare in un luogo pubblico per... no no anzi la legge dice che io ho il diritto per ragioni di sicurezza di registrare nel mio esercizio senza inquadrare il, poi la parte pubblica dove passa la gente ma solo le immediatezze della porta d'ingresso così okay. e poi posso conservare queste registrazioni ma è obbligatoria certo adesso tempo. la registrazione oppure no? è sempre libera la, la può farla, fare eh. chi non vuole insomma. però, se l'autorità poi chiede queste registrazioni è obbligatorio fornirle. Eh ma c'è un, un tempo si... io sapevo che c'era pure un esatto. tempo i detenzi che siamo dei... tenuti a tenerli cioè, cioè, si possono tenere per un massimo di 48 ore per esigenze di privacy, perché mm. poi andrebbero distrutte. Mm. Eh. E questo non, eh. non, è non crede che, una, che una deficienza del, del controllo. Eh, la, allora dice perché ti è venuta questa idea? Perché mi è successa una cosa in condominio. Sì. Ecco lì dove è il condominio, insomma, cosa? Che dei ladri si sono, uh, sono entrati e hanno rubato delle biciclette, insomma, non è stato un grande furto, però chiamato l'amministratore del condominio mi ha detto: c'erano le telecamere, sì. io lo sapevo che c'erano le telecamere, ho detto: guardi, uh, ci hanno rubato delle biciclette. A questo punto mi servirebbero le immagini per identificare i ladri, certo. poterli denunciare, perché io faccio la denuncia contro ignoti. A quel punto, però eh, se magari cercare di recuperare la bici delle bambine. Insomma, eh, e l'amministratore mi ha detto: No, guardi, noi purtroppo li abbiamo. Ogni eh, due giorni eh, le... le avevano già distrutte, eh, ma sì. questa non sarebbe una cosa che. Eh, perché in effetti uno. Cioè, dovrebbe... in due giorni non hai il tempo di. Uno magari eh, neanche se ne è il giorno accolta, prima ti cioè. è successa la cosa, il giorno dopo cerchi di rintracciare l'amministratore, l'amministratore non ti risponde subito, ti risponde eh, sentiamoci domani, io che ne so. Al terzo giorno non ci sono più le registrazioni. Sì, purtroppo accade. Questo accade perché normalmente ci si accorge del reato nell'immediatezza e allora ancora ci sono le registrazioni. Perché succede spesso per le rapine. Cose. Nel furto capisco che uno possa accorgersene magari molto dopo. Dobbiamo dire che è l'autorità che dovrebbe occuparsi di eh, mettere le telecamere in posti strategici nella città, basterebbe una copertura strategica. Eh, L'autorità non ha l'obbligo di distruggere ogni due giorni, naturalmente ha poteri maggiori di conservazione, eccetera. Telecamere messe lì per esigenza di sicurezza con gli avvisi di legge molti reati sarebbero eh, scoraggiati. È la cosa che è il deterrente più forte, quello della, della telecamera di sorveglianza. Lì, esatto, in un caso del genere purtroppo la privacy prevale poi sulle esigenze del, del danneggiato e i nastri vanno distrutti, sì sì, capisco. E a proposito, sempre, restiamo sempre in tema no, di condominio, perché io ho questa vista del condominio, sì. noi dobbiamo fare questa puntata nel dettaglio, tutta il condominio, al condominio, dobbiamo, è tutta <ride> dedicata al condominio, Potremmo proprio con un l'amministratore, mi porti l'amministratore di un condominio bravo, <ride> insomma, di quelli... Eh, che ci può dare dei consigli a proposito di questo? C'è un altro problema: sì. l'altro problema è che sopra casa mia c'è un tizio che ha una terrazza e, e sta alzando pilastri e cose varie. Mm. È, che, eh, dico, è sua la terrazza, per carità, sì. nessuno gliela vuole togliere. Eh, ma eh, può farla questa cosa? Allora è interessante perché c'è un diritto di sopraelevare chi sta all'ultimo piano di un palazzo partiamo dal presupposto che ha il diritto di sopraelevare però con dei limiti ci cioè sono dei paletti perché no, questo non può pregiudicare per esempio la stabilità dell'edificio in quel caso non può farlo e, e chiunque può agire in qualunque tempo c'è un'eccezione quando tutti sono d'accordo per rinforzare la, il palazzo sotto il profilo statico eh, scusate, allora, io però, ho fatto però, architettura diciamo... e <ride> geometra sono pure geometra e cose varie. So che se io faccio un computo metrico di un edificio e stabilisco quella che è la portata dell'edificio, io quando vedo alzare, io ho visto alzare quattro pilastri, cioè quattro pilastri. Non sono previsti nel piano, cioè non puoi farlo perché hanno un peso/hanno naturalmente un'influenza un sulla struttura. cioè ho paura che mi caschi il testone, cioè, però ci posto. sono edifici fatti per esempio all'inizio del secolo scorso che erano concepiti per reggere in realtà proprio in abbondanza proprio perché non c'era questa finezza di calcolo. E allora magari la sopraelevazione una ci può stare, ce n'erano anche però di quelli edifici con il cemento <ride> con la sabbia, <ride> appunto. Quindi io, cioè, su quelli <ride> più recenti non mi fiderei troppo. Comunque non ci quindi anche che cosa devo fare io? Cioè, come mi devo comportare? Cioè, io non voglio avere discorsi con quello che, che viene, mi alza i pilastri senza neanche dirmelo, alla riunione di condominio. Cioè, ti prego, cioè, e tu in vieni alla riunione eh, e mi dici: guardi, sto coprendo, sto facendo una tettoia che in base ai calcoli non inciderà sulla struttura sì. ma non me lo dice neanche Sì, questo potete porlo come problema e anche nominare un perito per verificarlo questo senz'altro però rimane un suo diritto di sopraelevare ah, lui lo, può fare. Però, lo può fare però se toglie per esempio luce e aria a qualcuno di voi in qualche modo influisce sulle distanze eccetera allora lì entro 20 anni si può agire contro lui per la staticità dell'edificio si può agire in qualunque tempo chiunque perché lì c'è di mezzo la sicurezza Beh. Certo. E così via la tutela della proprietà. Ma la prima cosa che io con altri sì. condomini abbiamo detto: questo, cioè dobbiamo stare attenti che non ci caschi il tetto addosso. No, fate, potete nominare un perito, e quindi possiamo nominare sì. un perito, a però non spese. potete a vostre spese. Perché eh, quando devi mettere queste cose del condominio, eh, devi eh. uscire gli altri soldi. Insomma, che comunque credo sia una perizia molto semplice: verificare se quel tipo il perito guarda il progetto, vede un po' di che si tratta, mm. e fa una sopralluogo, vede la Sempre, sì. Restiamo in campo condominiale, eh, verande, non verande, sanatorio, non sanatorio, ci sono delle situazioni lei conosce, Ma che le conosce. Al momento non ci sono situazioni particolari, mm. eh, quello che disturba sempre è che chi si comporta... Vale sempre quella cosa che si può poi fare, poi per ne un ne... percentuale ancora si possono fare sì, sì, delle Sì, 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 si possono fare delle cose, c'è cioè il discorso degli spazi tecnici, quello può essere interessante un giorno dedicare ecco, anche a questo. Questa è un'altra cosa che secondo di, me eh, per spazio. interessare i vari condomini certo. che si, siamo tutti, con, tutti. tutti siamo condomini. Lei vive in villa? Da no, no, sempre in condominio. Ah, anche lei in condominio, quindi insomma, interessa anche lei, avvocato. Condominio. Lei ha una questione in condominio con qualcuno? No, io evito no. in quanto No, secondo me non... le sono gli altri che evitano perché lei è l'avvocato. Ma oh, loro, non lo cosa... che Mi metto Ma io tutto. evito di disturbare e di essere disturbato. Ecco. Quindi, diciamo, secondo me però la ragione è perché lei è avvocato. <ride> allora, eh, facciamo così, ci organizziamo questa cosa in condominio. Volentieri, perché certo. l'annunciamo, tra le altre cose. Adesso lei sa che siamo sull'app? Eh? abbiamo sì, anche il CTS2 molto bella tra l'altro eh? quindi adesso cari condomini potrete vedere questo programma e tutti i programmi i nostri notiziari eh, il nostro intrattenimento le trasmissioni insomma, divertenti adesso partirà una nuova produzione pure Dedicata al cabaret, insomma, tutto quello che noi produciamo avete la possibilità di vederlo su CTS Play, la prima app delle tv siciliane. Cioè, dobbiamo oh, sfruttare questa cosa. Come si fa? Basta prendere il vostro telefonino, andare su Play Store, voi scarica, scrivete CTS, subito vi uscirà l'app da scaricare. Scaricatela e vedete, poi appena la aprite, insomma, vedrete che siamo in onda. Ecco, in questo momento magari qualcuno già ci guarda. Sul tablet o sul telefonino, insomma. fantastico. Eh? Eh, noi fantastico. avvocato siamo oltre, siamo andati, oltre, siamo molto più avanti. Allora, eh, promessa dell'avvocato la prossima settimana. Una bella puntatazza sugli argomenti eh, do, condominiali. Sì, le cose anche più attuali, più interessanti, più ecco, diffuse. Quelle più diffuse. Esatto. Insomma, sì, facciamo sì. questa puntata sul condominio. Allora, eh, buon 2017 perché siamo sempre all'inizio. per cui, insomma, infatti se ancora ci possiamo fare gli per auguri. il prossimo mese, per tutto gennaio facciamoci gli auguri, che fa sempre cioè, bene. Dobbiamo perdere forse un po' qualche un... chilo. Abbiamo preso, <ride> abbiamo preso tutti, qualche, qualche chilo. chilo. No, lei ha fatto dei bagordi. <ride> sì, sì. <ride> Caro avvocato. Non ci siamo. Brigati. Va bene, grazie all'avvocato allora. Gattuccio, sempre. grazie a voi per aver scelto ancora una volta Status, speriamo di essere stati interessanti anche questa volta, non dimenticate, scaricate la, app, la nostra app CTS Play. Ci vediamo domani.